Udo 91 speciale Crotone Como in edizione ridotta per quest'oggi. I commenti sull'incontro che ha concesso al Crotone la vittoria con i primi tre dei quattro punti sperati per raggiungere la matematica certezza della promozione, prima promozione storica in Serie A. Quali sono le sintesi dell'incontro che si è tenuto ieri all'Uscida, lo stadio comunale Zio Scida, che è stato un anticipo della festa che il Crotone spera di poter festeggiare a più ampio raggio dopo l'anticipo tra Modena e Crotone che si terrà proprio alle 20:30 allo stadio di Modena proprio venerdì 29 aprile. Un punto ancora e la Serie A è finalmente matematica per il Crotone. Cosa dire della partita di ieri? In sintesi, la vittoria della Trapani di Cosmi contro il Cesena e la mannaia che non ha permesso e quindi ha negato alla promozione aritmetica i calabresi che hanno battuto il Como ultimo in classifica. Il Cagliari frena con sicuramente un punto regalato a Lanciano e il Crotone vince facile contro il Como, ma per la promozione diretta manca ancora un punto. Il Bari invece è stato fermato proprio sul pari dalla Modena. Modesto al 25esimo minuto e Budimir al 45esimo del primo tempo e la partita è decisa. Clima di gran festa ad uno stadio tutto esaurito in ogni ordine di posto e non poteva essere altrimenti. La fontana di via 25 aprile all'incrocio adiacente l'ingresso dello stadio con la via Cutro era già tappezzato di rosso e blu come preparazione di quella che è stata la festa che ieri si sono concessi tutti i tifosi nella città di Crotone. L'allenatore Juric non è ancora in vena di festeggiare, aspettando l'incontro e concentrandosi appunto sulla soluzione e sulla formazione da adottare per contrastare un Modena che è riuscito a fermare il Bari e a guadagnare un punto prezioso, mentre chiaramente tutta la città invece è impegnata a festeggiare una Serie A che per tutta la cittadinanza sembra ormai essere scontata. Il Crotone cercava la vittoria, l'ha ottenuta, ma da Trapani non è arrivato il risultato sperato per regalare la promozione storica, la prima promozione ufficiale. E tutto rimandato quindi alla partita di venerdì 29 e in sintesi tutto ciò che si è giocato ieri con i risultati: Bari-Modena 1-1, Cagliari-Lanciano 1-1, Crotone-Como 2-0, il Pescara vince sul Brescia per 2-1, Provercelli-Avellino termina 1-1, Lascoli batte la Ternana in casa della Ternana a Terni per ben 3-1, il Trapani andato in svantaggio batte il Cesena per 2-1, Vicenza viene sconfitto dallo Spezia per 3-0, Salernitana e Livorno chiudono 3-1,
In questi minuti si gioca il primo minuto ufficiale di Latina Virtus Entella, che si, dove le squadre sono ancora sullo 0-0, chiuderà l'incontro di domani alle 20:30 tra Novara e Perugia per contendersi il terzo posto, che adesso è conquistato dal Trapani. Allora, riusciranno gli uomini di Juric a concentrarsi per strappare quel pareggio necessario per il punto matematico della Serie A? Sicuramente la squadra è galvanizzata da un risultato non del tutto scontato e sperato, visto che il Como era riuscito anche a fermare un Cagliari agguerrito sia all'andata che al ritorno, un Como che gode di parecchi giocatori che purtroppo rimangono penalizzati per colpe non loro, e di conseguenza la posizione in classifica di ultima squadra è pienamente demeritata rispetto al potenziale della squadra. Il Como con questo KO è quasi spacciato, ma ha giocato sicuramente una partita onesta. E ci pensano Modesto a sbloccare la partita con un bellissimo tiro. Al 25esimo, dopo il palo colpito da Casasola nel tentativo di liberare l'area, dopo una respinta ravvicinata di Scuffet su tiro di Budimir, l'azione si conclude con un assist di tacco di Palladino e il destro fulminante di Modesto torna chiaramente al gol dopo ben 4 anni, accende l'entusiasmo dei tifosi rossoblù per la prima rete ufficiale di Modesto. Al 45esimo invece arriva il raddoppio sull'asse Modesto Palladino con assist dell'ex juventino per il sinistro di Budimir, che appostato a centro area mette dentro la 16esima rete stagionale. Dopo il riposo arriva anche la sostituzione, la seconda sostituzione del Crotone di Capezzi, che rileva Paro. Dunque, questo in sintesi quello che è successo ieri allo stadio Ezio Scida. Ma dopo la partita, il dopo partita ha visto una città regolarmente in festa con sfilate interminabili e un traffico e il suono di clacson e lo sventolamento delle bandiere in una città certamente tappezzata su tutti i balconi di bandiere rosso-blu, ha acceso gli entusiasmi che ora verranno riconfermati sicuramente il venerdì 29 aprile nell'anticipo alle 20:30 della partita dallo stadio di Modena tra Modena e Crotone. Auguri agli uomini di Ivan Juric e a tutto lo staff della squadra del Crotone, che merita sicuramente il riscatto dell'intera regione e dell'intera città con questa prima storica promozione. La classifica della Serie B dopo i risultati di ieri: Crotone 77 punti, allunga a 4 i punti di distacco dal Cagliari, fermo a 73 punti. Il Trapani avanza a 65, Pescara e Bari, fermato ieri dal Modena, si contendono la quarta posizione a 64 punti.
Spezia 61, Cesena 58, Novara 57 insieme a Virtus Entella, Brescia 54, Perugia 51, Avellino e Ascoli 45, Provercelli e Vicenza 42, Latina e Modena 40, insieme alla Salernitana, Lanciano 39, Livorno 36 e chiude il Como a 29 punti. Appuntamento dunque a domenica prossima con speciale 91, minuto 91 speciale Crotone, sperando di darvi l'annuncio della promozione con l'anticipo di 3 giornate del Crotone in Serie A. Buonasera a tutti da Antonio Milano su stapradio.it e o spreaker.com.